Wow, amici appassionati di gaming, ben rientrati sul secondo canale del Duca per Heart of Stone, espansione di The Witcher 3. Se la smettessi di vomitare, magari. Mi tengo la testa intanto, ragazzi. Siamo pronti ora per partire per l'espansione di The Witcher 3, Heart of Stone. Ci credo di brutto, ragazzi. Un'espansione che aspettavo. Madonna, le scarpe, mi sporca questo omino che mi devo. E siamo alla taverna dei sette gatti. Controlliamo se sono sette gatti. I gatti, ho uno e qua. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Manca uno, ragazzi. Faccio ricorso, eh? E sette. Se non facevo ricorso, ragazzi, mi facevo ridare i soldi del gioco, perché se non c'è sette gatti, non c'è sette gatti. Vediamo un po', la build qua del Duca. Allora, glossario incitare sacchi mia, inventario. Andiamo a vedere un po' cosa abbiamo tra le mani. Abbiamo la spada del lupo superiore, tutta bella con le sue belle gemme, le sue belle pietre runiche maggiori. Quindi abbiamo incremento adrenalina, incenerimento e avvelenamento. E l'altra, ho dovuto usare una reliquia perché è potentissima. Non avevo la lingua della strega, mi serviva per fare delle armi migliori del set. Da Witcher, e quindi ho preso questa qua, che comunque è una bella bestia, e abbiamo aggiunto vacillamento, congelamento e intensità del segno. Poi abbiamo l'armatura perfetta del lupo, che ho trovato tramite una quest, non me la sono creata io. Abbiamo il lupo migliorato, i guanti, stile superiori e pantaloni superiori. Quindi tutto bene, ma non benissimo. Non è proprio la massima della build. Sì, qua le quest, vabbè, missione principale, la prima cazzata di mare che dobbiamo fare. Le altre sono quest magari che sono rimaste indietro, ma sono quest di secondo piano. E il personaggio, vedete, ho cambiato un po' la build. Ho cercato un po' online di trovare una soluzione anche più divertente, con tanti segni. E ho fatto i colpi veloci, vedete, ragazzi, potenziato. La furia combattiva, che riduce il 100% dovuto ai danni subiti, perfetto. E poi ho messo un casino di segno, cioè la barriera che è OP, la barriera semplicemente OP tutta, e anche il controllo della mente, persuasione, che in questa maniera possiamo, diciamo, influenzare due nemici contemporaneamente. Qua ci andrebbe, mi mancherebbe ancora un punto vitalità, dovrei metterci, credo, questo. No, questo non sono di sicuro, perché sono delle tecniche del grifone. Vabbè, qualcosa metteremo quando andremo avanti dei livelli. Siamo qui allora, pronti, incazzati. Guardate qua. Come le bestie. Andiamo a leggere la bacheca, vediamo cosa succede. Cieca si spasimante, compagnia del matrimonio di un'amica. Scavi il vaso che perde con carrello. Attenzione. Bella pettinatura, amico. Belli anche i baffi. Allora ci siamo. Holgrim von Everec. Va bene. Tiene su tutto. Incantamento costi iniziali. Vediamo un po', sì, la missione. Questa è ancora quella che vomita, madonna. Madonna, che disastro. Dobbiamo prendere assolutamente il viaggio veloce qua, perché sennò ci troviamo tra un'ora e mezza. Dov'è che devo andare? Vediamo, di qui. Finalmente ha messo una frecciolina che indica dove devo andare. Qua c'è un'altra bacheca che prima non c'era, credo. Ok, noi andiamo. Andiamo qui, che erano altre queste, in una zona un po' isolata della mappa. È stata aggiunta per una piccola zona, credo sfruttata meglio una piccola zona. Questa è una quest che avevamo fatto. Becchiamoci Rutilia. Ma Rutilia quella avanzata, diciamo, quella che ci dà l'imperatore Nilfgaardiano. Questa spara di brutto, ragazzi, E c'è da fare pochissima manutenzione a questa Rutilia. Vedere a che livello stiamo giocando, ragazzi, non mi ricordo neanche più. Mi sembra che è il penultimo. Opzioni. Opzioni di gioco, stiamo giocando. Vettore posso anche non metterlo. Mosse file automatiche, sì. Ok,
Difficoltà lacrime e sangue, ecco, non la marcia della morte, ma quella appena prima. Quindi stiamo giocando lacrime e sangue, questo non me l'avevo detto. Siamo nella zona, siamo arrivati. Alla tenuta. Comincia la nuova quest, ragazzi, sono molto eccitato e molto, nel senso buono della cosa. Eccoci arrivati. Oh mio Dio. È partita una cascina, ma poi si è fermata. Cominciano già i primi bug. Ecco qua, no, no, tutto tranquillo. Questo facciamo un po' figo. Looking for Olgierd von Everick. È lui. Ah, be inside. Sono tutti pettinati come me, insomma, non benissimo. Ci credono. Ma si divertono veramente con poco, eh? Bell'ambiente, ragazzi. Tanti tatuaggi, ma un bel ambientino. Quasi quasi mi fermo qua in vacanza una settimana. Ok. Olgierd von Everick. I'm looking for him. Non here by that name. Vediamo un po', che dicono. I was told I'd find Olgierd von Everick here. Someone's made an ass of you, brother. Qua faccio una strage adesso, faccio una strage. So maybe you can make up for that and help me, brother. Something tells me you and me have got different minds. Fanno fighissimi. You've had your fun. I'm Olgierd. Tell me what brings you here. Vai. No, no, I'm Olgierd. You, not cominciamo a fare figo. I'm Olgierd. Finisce male, raga. Via. You're all Olgierd, that it? Got it right at last. One man split into three bodies. Not interested in his balls. So which of you's got his brain? Dai. Vai. Guarda, ma sembra farsi via per il culo. Ma cos'è sta cosa? Not laughing. Guess that means you didn't get the brain. Nope. I'm the one got his fists. Palate? Io non sono bravo a fare palate. Mio Dio. Scappa di casa, scappa di casa. Madonna, che legnate. Merda. Che legnate che ho preso. Altre che palate. Fatemi usare la spada. Oh, ma che cazzo è sta storia? Questo legnava veramente come un fabbro. Cioè, la prima figura di merda l'abbiamo già fatta, raga. Once you meet Olgierd, try and pique his interest. I gotta pique his interest? He's the one wants a monster dead. Aye, but he don't need you to kill it. So, you want this job? You gotta grab his attention. And he's one to get booked. Vabbè, teniamo questa spara, questo vuole sparo due cazzate, mi tiro fuori la spada, gli taglio la testa. Vediamo. Elfa? You've a guest. Do you know what types of sculptures fetch the best prices? No. Statues of deities, busts of kings, and nudes. And what have we here? A naked wench. What do you think of it? Scultura non è da... Sculpture isn't really my thing. Can't blame you. Contemporary art's become superficial. Questa è una bella cicatrice, raga. A century on, they'll be using just such nudes on placards to hawk bricks and other banalities. Mark my words. Botticelli, che è il cognato di Botticelli, credo. Andiamo al punto, raga, ma se la guardo.
Not a flaw on its surface. Painfully perfect. As lifeless and boring as a boulder at the roadside. That's better. More interesting, at the least. Very well. And now to the matter at hand. Let's rejoin the company. Partake of some refreshment. Andiamo alla festa. Ha spacciato proprio completamente. Festa, festa. Questo è un atamano. Ataman. Long live the Ataman. Well, we haven't a choice now. Andiamo a bere. Vabbè, per ora questa è uscita bene. Ha fatto a pugno perso. Mo si beve. Qualche tipo interessante che gira, c'è sempre. Fetch us some wine, dear. And a nibble or two. Contract. Know anything more? I've no clue what it is. Only that it's deadly. I'd not have bothered had my cook not become its victim. Ooh. The way she prepared game, I'd no equal. That why she was in the sewers? To fetch game? Nay. She went to a fair with a sister. La fine sorella, sua cugina, non importa. Daft wench convinced her a prince transformed into a toad lives in the Oxenfurt sewers. And you know women. Each craves a prince, and will wade knee deep through shite to get him. Un prisionero del rospo. Vissi was no exception. Well. Now she went, never to return. Wasn't the first, it seems, either. Hey! Leave her be! Is that any way to sti maiali, ma guarda un po' cosa pensano. Sta lì tranquillo, sta lì tranquillo. Now, where were we? Oh yes, the contract. So, you'll check it. La ricompensa. Just one formality to resolve first. My pay. Never you mind that. Return with the beast's head, and you'll have. Awfully generous. Still, I'd prefer to agree a specific amount. Specific. Something specific. How much would you like? 300, 400 crowns. 450. Agreed. And that'll be in addition to whatever memento. Tutto piglio, tutto piglio, piglio tutto. Accetto. Consider the beast gone. Confident. Bring me his head and the reward shall be yours. Speriamo, raga. E dove si va? Possiamo la spada, andiamo poi con la spada. Niente sforzi di far scoppiare una vena. Andiamo a Oxeturg, Oxe. Oxerfurt, qualcosa, Frankfurt. Andiamo al porto di Oxerfurt. Oxerfurt, vabbè, quello lì. Vai. Ah, le fogne direttamente da qua si entra. Questa la tagliamo, dai. No. E stato tagliamo la scala, che ogni volta cadi due metri ti schianti in maniera devastante. Allora, madonna, sto cosa della scala mi fa incirare. Coglioni. Ok, ci siamo. Fogne. Beh, qua è bello alto, però. Ho fatto un bel volo. Qua mi sembra, sì. Usiamolo, visto che ce l'abbiamo. Downer. Un bel downerino. Cosa che fai? Vieni.
Ok. Lingua di Down, non ci serve un cazzo comunque. Vabbè. What? Mazzo. Oh no, you don't. Hear me. Don't you dare. Ma se la sta pompando. Please, don't do this to me. Ma Shani? Geralt? What are you doing here? Shani! Help me! Shani. Witcher 1. Questa ce la siamo bombata anche di Witcher 1, raga. Bombata in vista. Hasta la vista, bombata in vista. Grande Shani, t'altro. Bella roba anche questa, capelli rossi. Un po' come Triss. Questa espansione non vedremo, credo, da quello che ho capito, né Triss né. Né Yennefer né tutto il resto. È una side quest. Good to see you. Grazie, Shani. Lost track of you after I left Vizima. Vizima. Where did you go? What have you been doing? Long story short, I've been treating the sick and wounded as always, mainly at my clinic in Oxenfurt. But in Redania, I'm called on to help the army at times as well. I'll want to hear the long story long too. Sure, but once we're out of these sewers. Yes. Redania and army force you to come here too. Were you just down here for a pleasant stroll? Got our orders this morning. I came down here with a whole unit, but something attacked us. Okay, ci penso io. The soldier. He's someone important to you? His name was Knolls. Supposed to go on leave next week. Now he won't. Nor will the rest of his unit. Niente di serio, insomma. A whole squad. Six brave boys. All dead. All dead. Why'd they send you down here? Only if it's not confidential, of course. I need a venom sample from the beast that prowls these sewers. It doesn't just kill those who come down here, you know. The water in so many wells is contaminated. Folk are getting ill. Redanian soldiers. Va bene, dai, cerchiamo di risolvere questo problema. To kill the beast. Bring you a sample of its venom after I do. Nice of you to offer, but I'd rather go with you. Collect the sample myself. Creature's dangerous. You saw what it can do. I'm a big girl, Geralt. I can take care of myself. Grande. And you know I'll get my way, so don't try and talk me out. Vieni, vieni, Shani. Andiamo a fare. Andiamo a fare un po' di bella roba. Your choice. So show me where the monster attacked you. This way. This way. Bella lì, Shani. Something large struck it with a lot of momentum. I shot it as I fled. The monster must have. Ma salviamo, raga, perché qua finisce male. Qua c'è una cacchio di merdosissima nube di merda. C'è un po' di pulizia. Body's basically intact, just half covered in slime. Hope the wretch didn't. Spero per lui che non abbia sofferto, spero anch'io, cazzo. Anche qua c'è un altro. A woman must have come here hoping to find her prince. Suo principe. Mio Dio. Ma già che c'ho la torcia in mano. Scusa, che dov'è che è il downer? C'ho la torcia in mano, sono andato dentro nel collo. Non ci credo. Ci mancava pure questa, due. Madonna, quanti? Ho sbagliato, sbagliato. Scusa. Ma non, sono risvegliato! Maledetto stronzo! Vieni! Mi stanno ligando come un fabbro! Pesante, raga, mi sembrano molto più forti questi nemici rispetto a quelli che c'erano prima.
O forse è la build nuova a cui non sono abituato. Magari la proverò anche a cambiarla. Se vedo che faccio una fatica del diavolo a tirare giù anche i downer. Dead drowners everywhere. Strange. Seems the monster tolerated them. As long as they don't get too close, I guess. Here we are, scusate. Sono cazzi. Corpses, slime everywhere, and that stench. This has to be the lair. Sicuramente al primo try muoio malissimo, non so già. Maybe discover some interesting properties. Va bene, va bene. Vai. I'll get to work. I doubt I'd be much help in the fight, but you might need me afterwards. I'll look for Ma di te di sicuro dopo c'ho bisogno, raga. Waiting for me up top or back home. But no buts. Wait in the passage for now if you have to, though I'd rather you didn't. But when the monster shows, you run for the surface. Ugh, fine. Shani, look at me. Promise you'll stay out of it. I promise. Brava Shani, occhi verdi e capelli rossi. Geralt. Ah, che lavoro. Penso che Geralt dovrebbe andare su lavori sporchi. Avete presente queste lavori sporchi? Questo è il lavoro peggiore che c'era. Un po' di alcol. Rattis che scappano. Incoming. Oh mio Dio, Madonna benedetta, che cazzo faccio con tutto questo qua? Sono paura della Madonna, raga. Vai, vai, vai. Madonna, fa anche i salti incredibili. Madonna, che legnate. Oh, mi sta legnando come un fabbro. Benissimo. Impressionante, raga. Moriamo male, ma impressionante questo qua. Un po' di colpetti ve lo dai, mi scusate, un colpo alla volta, se va bene. Merda, 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 merda. Perfetto, azione doppia, azione doppia. Uno, due, via, via. Buona, mi è piaciuta questa, mi è piaciuta, raga. Buona. Uno, due, via! Non ce l'ho fatta! Azione doppia! No, ho stato troppo! Ho fatto la cazzata dell'anno! Via, via, via adesso! Via, ma stiamo scherzando! Poi mi ammazza! Un bandito!
riesco a ricaricare l'arma. C'è un po' di tuono qua. Buona, 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 metà di energia, dai. Un po' di tuono l'abbiamo usato. Ancora 40 secondi di tuono, va bene. Usiamo il tuono così che è la... No, cazzata. Vedi qua. Ma perché fai così, guarda? Mi dispiace, eh. Dai, che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Questa la vedo buona. Il veleno, il veleno. Questo è velenissimo. Purtroppo l'ho beccato, però è quasi arrivato a un terzo della vita. Via. Vai, via. Buona qua. Ho fatto la cazzata, rago. Hai fatto la cazzata, rospo di merda. Cerchiamoci. Perché non essere esaltato? Cristo. Manca solo che moriamo adesso. Mi sparo nei coglioni direttamente. Fare i missili. Via. Madonna, c'è tutto il veleno di merda. Incazzatissimo nero, raga. No, ste cose, sti errori no adesso. Usiamo ancora la pozione. No. Ma qua siamo veramente... Che follia. Madonna, è cazzato come una tigre. Chissà perché ce l'hai con me. Aspetta, mettiamoci qua. Usiamo ancora un po' di tuono. Merda. Quanto manca? Via, resistere. Resisteremo. Puttana di quella bagascia. C'è la barriera, una volta attaccata senza barriera. Questo non si ferma più. È fatta. Yeah. Wow. Oh mio Dio. Allora, il principe allora. È davvero un principe Ranocchio? Siamo un po' secchi, penso che ci salvino però. Il boss l'abbiamo fatto. Secondo try. Hala. Prima parte allora ragazzi di Heart of Stone. Abbiamo fatto il primo boss. L'abbiamo fatto anche abbastanza bene. Secondo try, pensavo peggio inizialmente. Sapete, quando non sai mai come prenderlo, non sai mai che armi ha, parti proprio da zero. Dopo il primo try e durante il secondo try inizialmente ho capito un po' le sue routine, i suoi pattern di attacco e l'ho fiocinato. E quindi ringraziando per i like, commenti e visualizzazioni, vediamo un po' cosa ci aspetta. Sono arrivati questi a salvarci, si pensa e si spera. Ringraziando allora per i like, commenti e visualizzazioni. Un saluto dal Duca, alla prossima. Heart of Stone, non è Hearthstone. Ciao!